Covid, le ferie di Ferragosto rialzano i contagi. Violato il diritto al suicidio assistito, tetraplegico denuncia Asur Marche. Fango per le strade dell'Arzilla, residenti protestano, il comune chiede i danni. Sport Ital Service fuori dal Palanino Pizza fino a metà settembre. Benvenuti al nostro telegiornale. Oggi è giovedì 26 agosto. In apertura di questo TG parliamo dell'andamento dei contagi del nostro territorio. Si temevano le conseguenze che potevano avere le ferie ferragostane sull'andamento dei contagi marchigiani e in effetti negli ultimi giorni la curva pandemica è tornata a crescere. Allora vediamo la situazione in questo primo servizio. 259 casi di contagio ieri, 251 casi oggi. Tradotto, se pochi giorni fa la cabina di regia sanitaria delle Marche guardava con preoccupazione all'effetto delle ferie di Ferragosto sull'andamento dei casi di coronavirus in regione, alla chiusura di agosto ci si comincia ad accorgere che i timori erano fondati. Il post Ferragosto presenta infatti numeri praticamente raddoppiati rispetto ad un paio di giorni fa, con la percentuale di positività al contagio salita al 16% e il tasso cumulativo di incidenza passato in 4 giorni da 69 a 77 casi ogni 100.000 abitanti. L'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini non nasconde le preoccupazioni per un agosto che ha registrato il triplo di casi rispetto al 2020 a fronte di 1 milione di marchigiani vaccinati con doppia dose. L'effetto ferie però è evidente sul fatto che gran parte dei contagi si stanno concentrando sui grandi centri costieri, Civitanova su tutte, mentre nelle aree interne si registrano ben 98 comuni Covid-free. Ad esempio, nella provincia di Pesaro Urbino sono 18 i comuni in cui si rileva un confortante zero alla voce contagi. Il report odierno racconta invece di 251 nuovi contagi con 38 casi a Pesaro Urbino. Macerata risulta la provincia più colpita con 87 casi. Dopo tante giornate senza lutti, torna a registrarsi un decesso, quello di una 75enne maceratese con patologie pregresse. Da inizio pandemia sono 3.046 i marchigiani venuti a mancare. I dati sull'ospedalizzazione raccontano invece di 76 contagi, cioè 2 in meno di ieri, ma con 12 degenze in terapia intensiva, ovvero una in più di ieri. Ed ora parliamo di una denuncia di un 43enne malato tetraplegico che da 10 anni ha denunciato l'ASUR delle Marche per aver violato il proprio diritto all'aiuto al suicidio. È la prima volta che si verifica in Italia un simile procedimento penale e a darne notizia oggi è stato Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, intervenuto in conferenza stampa ad Ancona. Cappato, tra l'altro, sarà domani a Pesaro, in Piazza del Popolo, dove interverrà a margine della Festa dell'Unità, che sta ospitando lo stand di raccolta firme per l'eutanasia legale, promossa dalla stessa associazione Coscioni. Nello specifico, il reato finito sul tavolo della Procura di Ancona è omissione di atti di ufficio, cioè la mancata verifica da parte dell'azienda sanitaria delle condizioni cliniche del paziente, volte ad accertare il suo diritto ad accedere al suicidio assistito, così come previsto da una sentenza della Corte Costituzionale del 2009. Ed ora passiamo alla cronaca. Sangue sulle strade di Fano, dove ieri ha perso la vita il 48enne Massimo Pastore, papà di un bimbo di 9 anni. Napoletano d'origine ma residente a San Costanzo, Pastore era falegname e ha perso la vita in un tragico frontale avvenuto attorno alle 13 di ieri lungo la strada per Caminate, una strada in cui la sua Citroën C1 ha perso il controllo schiantandosi con la Panda del 63enne fanese Claudio Isabettini, che sopraggiungeva nella corsia opposta. Isabettini è rimasto ferito rimediando una frattura all'avambraccio. Per Pastore purtroppo non c'è stato nulla da fare.
Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni. Negli ultimi giorni ci siamo spesso occupati dei disagi creati dagli sporadici temporali che si sono verificati in giornate altrimenti serene. Disagi che si sono materializzati in fiumi di fango che puntualmente si presentano al primo acquazzone in alcune aree residenziali collinare. Edoardo Orazzi ha intervistato a tal proposito alcuni residenti di Santa Maria dell'Arzilla, ai cui malumori ha già risposto il comune, inoltrando una richiesta danni a quelle ditte private inadempienti alla manutenzione delle strade. È bastato un semplice temporale per generare allagamenti, strade infangate e tanto scompiglio nel quartiere di Arzilla. Il maltempo, verificatosi nella notte tra martedì e mercoledì, ha causato infatti innumerevoli danni in diverse vie della zona, creando tanto disordine e impedendo la normale circolazione dei mezzi. Una situazione insostenibile presente da tanti anni e gli stessi residenti del quartiere pesarese hanno manifestato il loro umore. Ci siamo trovati con una fiumana, nel vero senso della parola, che aveva preso il posto della strada, invadendo case, portando giù tanto di quel materiale da mettere paura. Abbiamo una casa qua all'altezza del consorzio che è stata allagata completamente sotto con mezzo metro d'acqua. L'acqua che è venuta giù in via Divisione Messina addirittura ha creato una diga naturale abbattendo il muro del consorzio, del vecchio consorzio agrario. Io non so, per pochissimo non è entrato nelle 10-15 case che c'è qua. Allora non è possibile che noi dobbiamo sempre rimanere nel dimenticatoio e poi dopo farci sentire oppure leccarci le ferite dopo che il fatto è avvenuto. E quali sono secondo lei le principali problematiche che hanno causato questa serie di eventi? Per me è la cattiva manutenzione delle acque che non vengono convogliate come devono essere convogliate. Cioè l'acqua è un elemento che genera forza. Se tu la lasci libera, lei rompe tutto. Questa situazione era già stata fa presente ma molti molti anni fa alle persone che comunque di dovere rappresentano il paese e che a loro volta dovevano riferire a chi di dovere è competente per queste cose. Chiedo che comunque questa situazione venga presa in mano di coscienza a chi ha il potere di poter fare qualcosa, perlomeno aggiustare le cose, non come tutti gli altri anni vengono sì, si fa, facciamo e poi non succede mai niente. Quindi un senso di responsabilità per chi si prende degli incarichi. Di fronte alle numerose segnalazioni presentate dai cittadini del quartiere di Arzilla è intervenuto il comune di Pesaro che inviando diverse operatori sulle strade interessate ha posto rimedio ai disagi creati dalla forte pioggia. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale, constatando che il fango che ha invaso la strada appartiene a terreni privati, risultati senza reggimentazione dell'acqua e senza manutenzione dei fossi. Gli assessori del comune di Pesaro, Belloni e Morotti, hanno fatto sapere che verrà presentata una richiesta di risarcimento danni. L'assessore regionale Guido Castelli ha partecipato oggi al tavolo Regioni-Governo per proseguire il confronto sulla programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, sia in ambito scolastico che lavorativo. È stata confermata la capacità di carico dei mezzi all'80% della loro capienza massima. Ora spetterà a ogni prefettura provinciale coordinare l'organizzazione dei trasporti fra domanda dell'utenza e disponibilità di mezzi di ogni specifico territorio. È cominciata ieri nel centro storico di Pesaro la festa dell'unità che andrà avanti fino a domenica. Ieri c'è stato il taglio del nastro e noi eravamo presenti. È stata la responsabilità di essere sindaci l'evento che ha tagliato il nastro alla 5 giorni della festa dell'unità di Pesaro 2021 che fino a domenica 29 agosto si concentrerà in Piazza del Popolo ospitando personalità del mondo del Partito Democratico ma anche voci extra PD come il segretario CGIL Maurizio Landini previsto nella serata di giovedì o come la senatrice di Forza Italia Anna Maria Bernini in un confronto con la deputata del Partito Democratico Alessia Morani in cartellone sabato sera. Primi microfoni dunque accesi su chi ha vissuto sulla sua pelle gli estremismi delle difficoltà di essere sindaco, fino a spiacevoli dispute processuali, come Maurizio Mangialardi, oppure esperienze scomode coi propri concittadini come Giuseppe Paolini a Isola del Piano e Mauro Dini a Lunano,
e chi addirittura ha finito per scontare una pena di custodia cautelare, come l'ex sindaco di Lodi, Simone Uggetti. L'ex presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, assieme all'eurodeputata Simona Bonafè, ha completato la serata inaugurale allargando il tiro sulle possibilità di ripresa attraverso i fondi europei. Una prima giornata in cui una fetta di cittadini, fedeli a una certa inclinazione politica, ha cominciato a riappropriarsi di una frequentazione abituale dell'estate pesarese. Una festa che si adegua al periodo, tutti i frequentatori devono infatti esibire il Green Pass per accedere ai dibattiti, alcuni ne hanno anche approfittato per firmare il referendum per l'eutanasia legale col banchetto affiancato al perimetro della festa. Uno stand che venerdì sera sarà anche arricchito della presenza di Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni e promotore dell'iniziativa referendaria. Ed ora qualche appuntamento culturale previsto nel weekend. Sabato 28 agosto dalle ore 18, seconda tappa per Zoe Mini Microfestival, che per l'occasione si terrà al conventino dei Serviti di Maria di Montecicardo. Un festival che inizierà col dibattito Green Pass e Covid, il rapporto tra sicurezza e libertà, a cura di Sistema Critico, e a seguire la presentazione di Si può fare, rivista sulle buone prassi territoriali. Dalle ore 22 spazio alla musica con Airskin, The Factions e Rocky Boom. Sempre sabato 28 agosto invece si chiude la rassegna Onde sonore di Gabice Mare. A calare il sipario alle 21 in Piazza Municipio sarà la comicità esilarante di Duilio Pizzocchi con il suo cabaret Sganassao. Domenica 29 agosto risuona invece il grande jazz a Gradara con la rassegna Terre sonore, che avrà il suo primo appuntamento alle 18.30 nel cortile d'onore della Rocca con la talentuosa violinista e vocalist Anaïs Drago, che porterà in scena il suo omaggio a Paolo e Francesca. A seguire alle 21.15 si accenderanno i riflettori su Piazza d'Armi del Castello, dove a salire sul palco sarà Moonlight Benjamin con Simido. Ed ora un'importante avvertenza per tutti i nostri telespettatori di Rossini TV che quotidianamente seguono il nostro telegiornale. Rossini News infatti cambierà orario a partire dal 1 settembre. Non sarà più, la prima edizione non sarà più alle 19.40, bensì alle 20.40. Infatti la fascia delle 20.40 era solitamente dedicata alla replica, invece adesso solo alle 20.40 potrete vedere la prima edizione del nostro telegiornale. Quello di martedì 31 agosto sarà l'ultimo telegiornale Rossini News con prima edizione collocata nella fascia oraria delle 19.40. Da mercoledì 1 settembre si cambia, il telegiornale di Rossini TV avrà infatti la sua prima edizione alle 20.40, fascia oraria che fino ad oggi è stata collocata come prima replica del TG. Dunque appuntamento alle ore 20.40 sul canale 633 e con la nostra diretta Facebook. Un'avvertenza significativa per i tanti telespettatori che quotidianamente seguono la nostra informazione locale e altrettanto quotidianamente ci offrono riscontri gratificanti in merito al taglio giornalistico dei nostri servizi. Si tratta di un cambio di orario a lungo ponderato da produzione e redazione di Rossini TV e motivato da una precisa scelta editoriale, quella che guarda ad un autunno in cui tanti stimolanti nuovi programmi e speciali stanno nascendo pronti ad accompagnare la prossima stagione. Rossini TV sceglie dunque di lasciare la fascia preserale ad un palinsesto di format e approfondimenti che si arricchisce per concentrare la prima edizione del telegiornale alle 20.40 dopo i TG nazionali con la prospettiva di confezionare un'informazione sempre più ricca. Cambia dunque la prima edizione, non più alle 19.40 ma alle 20.40 restano però le repliche abituali, quella delle 23.30 e quelle collocate nel giorno seguente a 00:30, alle 6.45, 13.15 e 14.45. Resta sempre valida la possibilità di consultare anche l'informazione di Rossini TV attraverso il nostro sito web, i nostri canali social e la nostra app.
Quindi tenete a mente questo grande, importante cambio di orario. A partire dal 1 settembre, il nostro telegiornale alle 20:40 di sera. Ora invece parliamo di libri negli studi di Rossini TV. Infatti oggi abbiamo ospitato l'ex sindaco di Pesaro, Aldo Amati, che si è raccontato attraverso la sua opera autobiografica. Il libro si intitola L'uomo che accarezzava i libri. Ascoltiamolo quindi in questa intervista di Daniele Sacchi. Aldo Amati, ex sindaco di Pesaro, ma in questo 2021 anche scrittore. C'è stata una spinta biografica che l'ha, diciamo, gli ha dato l'impulso a questa pubblicazione? Beh, sicuramente sì, nel senso che nel momento, non solo perché c'era la pandemia, ma anche perché sono abbondantemente in pensione, quindi sono poco impegnato in altre cose, il piacere di provare a ricordare le cose non comuni che sono capitate nella mia vita, da quando ero bambino fino a quando ero adulto o quando ero sindaco, insomma. E man mano, un po' alla volta, ho cominciato per un giornale come Il Campanon di Sant'Angelo in Vado, avevo scritto un pezzo dei miei ricordi d'infanzia. E da lì ho continuato in questo discorso che, insomma, ne ha fatto un libro che è difficile da definire, perché non è un romanzo, però c'è il romanzo di una vita, di non comune, perché di un ragazzo che fa il contadino, che fa il mezzadro, di una famiglia numerosa. E dall'altro lato, anche per quanto riguarda poi la vita politica, la ritengo non comune, un atteggiamento nella politica che non è il politichese normale, e così via. Poi magari anche il divertimento di scrivere quelle che chiamo io poesie, che poi poesie non sono. L'uomo che accarezzava i libri, il significato di questo titolo? Beh, questo non è originale mio. Perché quando c'è la vicenda fondamentale che c'è in questo racconto della mia vita, è quel giorno che cambiò per sempre la mia vita. Io avevo smesso di andare a scuola, facevo il mezzadro da un anno, facevo solo il mezzadro, e arrivò un momento in cui a Urbania alla scuola media avevano 30 iscritti e non 31 che servivano per fare due classi, e lì si scervellavano l'ultimo giorno delle iscrizioni cosa fare, se non che gli venne in mente al vicepreside, che era stato sfollato, guarda caso, durante la guerra dai miei in campagna, gli venne in mente che gli Amati avevano un figlio che aveva anche fatto l'esame di ammissione alla scuola media. Corse con il taxi a casa mia, io stavo battendo il cece nell'aia, e arrivò per dire: dovete iscrivere questo figlio alla scuola media. I miei dissero: ma no, non se ne parla nemmeno, noi contadini non possiamo, eccetera. E lui alla fine ha detto: badate, a me adesso serve una firma, se poi non lo mandate a scuola a me serve fare il 31esimo. E così firmò mio padre. Dopodiché, dopo finita la semina, cominciai ad andare a scuola, e vabbè, dopo ero più bravo della classe, nessuno mi ha più tolto dalla scuola, e lì è cominciata tutta una vita diversa che era inimmaginabile per quanto mi riguarda. Bene, questa storia è finita in televisione. Qualche mese dopo, insieme a Alberto Ridolfi, decidemmo di fare un incontro alla Biblioteca San Giovanni per spiegare la mia passione per i libri, per la lettura, per i libri, dove parlavo dei libri non solo come fonte di sapere, ma anche di oggetti che a me piace toccare, piace sfogliare. Le copertine mi fanno impazzire, quelle belle, cose di questo genere. E il giorno dopo il Corriere Adriatico fece un titolo che disse: Amati, l'uomo che accarezzava i libri. Quel titolo mi è rimasto in mente quando si è stato dato un titolo al libro.
anche perché io sono un appassionato del film L'uomo che sussurrava ai cavalli, che secondo me è il più bel film che abbia mai visto, ho voluto mettere questo titolo che esprime molto del mio rapporto con i libri. Raccontare una vita in un libro è un'impresa notevole. Quali sono gli snodi fondamentali che vengono toccati in questa pubblicazione? La prima cosa fondamentale è l'essere il dodicesimo figlio di una famiglia contadina, mezzadri, a Sant'Angelo in Vado. E tre di questi 12 erano morti prima che io nascessi, per cui ce n'era uno che si chiamava Aldo e quando sono nato io mi hanno dato il nome suo e il libro, diciamo, parte proprio come se io parlo a questo Aldo per raccontargli che cosa è successo dopo e che lui non ha visto. Ed ora concludiamo il nostro telegiornale con lo sport, parliamo di Italservice perché l'Italservice ancora una volta non potrà usufruire del Pala Nino Pizza per la sua preparazione precampionato. Un caso che si ripete ogni mese di settembre e che ha creato un botta e risposta fra il presidente Lorenzo Pizza e l'amministrazione comunale. Fino al 15 settembre l'Italservice Pesaro, campione d'Italia in carica di calcio a 5, non potrà usufruire del Pala Nino Pizza per la sua preparazione precampionato. Una pre-season in cui il futsal pesarese traslocherà fra la Trave di Fano e a Rimini, probabilmente all'RDS Stadium. Un trasloco che non è andato giù al presidente Lorenzo Pizza, che ha espresso il malessere di una situazione che si ripete negli anni col comune di Pesaro. Un botta e risposta in merito al ritardo di lavori alla struttura al quale gli assessori Enzo Belloni e Mila Della Dora hanno replicato ricordando di aver concordato con l'Italservice lo slittamento dei lavori da giugno a luglio per consentire la disputa delle finali scudetto. Finali che poi furono pesantemente viziate da un clamoroso blackout. Il comune ha ribadito l'investimento di 140.000 euro per l'adeguamento di illuminazione e prove di carico nel padiglione D di Campanara, ma altrettanto sollecitato una più corretta collaborazione fra le parti. Allo stesso modo, Pizza sottolinea una richiesta di attenzione più consona a ciò che sta rappresentando l'Italservice per lo sport pesarese. A noi più che altro dispiace il fatto che comunque è dal 2016, dall'anno 2016, da quando io sono diventato presidente, ho preso la squadra in Serie 2, diciamo sono 5 anni in cui non c'è stato un anno nel quale siamo riusciti a incominciare la preparazione dal il primo di settembre all'interno della nostra struttura, il nostro palazzetto dello sport. E questo è un po' il problema, cioè ci dispiace perché comunque, voglio dire, o per un motivo o per un altro non siamo mai riusciti al primo settembre, o perché c'era la ginnastica o perché ci sono dei lavori o perché c'è un impianto qualcosa che non funziona, cioè quello che diciamo noi, questa diciamo è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, cioè per il quinto anno consecutivo una squadra che è campione d'Italia va in Champions League, cioè è possibile che tutti gli anni ci sono problemi in questo palazzetto dello sport? Anche perché poi non dimentichiamoci un'altra cosa, cioè noi siamo di Pesaro, quindi siamo vicini al comune, ci conosciamo tutti, ma noi poi dopo ci dobbiamo raffrontare con allenatori che comunque come Fulvio Colini sono allenatori vincenti, vengono da Roma, giocatori campioni del mondo, insomma loro comunque questo ce lo contestano, il fatto di non poter mai incominciare una preparazione idonea, adeguata e precisa e puntuale nel nostro palazzetto dello sport. Un anno lo facciamo passare, soprassediamo, un altro anno ci mettiamo d'accordo, l'anno dopo uguale, dopo il quinto anno consecutivo, no, cioè queste cose dobbiamo dirle, anche perché dobbiamo far forza su questo, diciamo su questa squadra che comunque è l'unica squadra vincente qui a Pesaro che continua a portare gli scudetti, è l'unica squadra che porta il nome di Pesaro in Europa. Non mi sembra corretto, non mi sembra giusto non poter iniziare la preparazione nella nostra struttura.
Siamo arrivati in chiusura del nostro telegiornale e andiamo a vedere qual è la programmazione di Rossini TV per i prossimi giorni. Intanto vi vogliamo ricordare che a partire proprio da questa sera e per i prossimi giovedì alle 21.15 potrete rivedere un interessante programma realizzato in collaborazione con l'associazione 50 e più dedicato alla terza età. Si chiama Generazione Silver, un magazine dove avere molti consigli utili per quanto riguarda appunto la terza età, la Generazione Silver. E poi vi ricordiamo appunto che dal 1 settembre il nostro telegiornale nella prima edizione sarà alle 20.40, poi a seguire le consuete repliche che vi ricorderemo e che tanti di voi già sanno, ma la prima edizione dal 1 settembre alle 20.40. E sempre di più vicino a voi è Rossini TV, anche in estate, anche quando siete all'estero potete vedere le notizie della vostra città, della vostra provincia e della vostra regione. Grazie all'applicazione di Rossini TV potete inoltrare anche le vostre segnalazioni, la potete scaricare gratuitamente in Google Play o l'App Store. Abbiamo detto veramente tutto, adesso come di consueto arriva il meteo per i prossimi giorni. Io vi ringrazio per la vostra attenzione come sempre, saluto anche il popolo che ci ha seguito in diretta Facebook. L'appuntamento torna domani mattina alle 7.20 con la nostra rassegna stampa.